20 ottobre, giornata internazionale dell'osteoporosi. Anche quest'anno la Fondazione Firmo l'ha celebrata in collaborazione con l'International Osteoporosis Foundation. Il tema di quest'anno, GAPE, soluzioni per la salute delle ossa. E fra le malattie dello scheletro l'osteoporosi la fa da padrona, perché è sicuramente la patologia più frequente, quella che causa più problemi, causando le fratture da fragilità. I GAP sono proprio quelli della gestione del paziente. Fin dalla diagnosi c'è una patologia, questa, che è sottodiagnosticata, sicuramente sottotrattata e quindi sottostimata. Le fratture da fragilità sono una ogni 3 secondi nel mondo. 25.000 fratture in un mese, 9 milioni in un anno. Numeri che fanno riflettere. Oggi noi dovremmo almeno trattare i pazienti fratturati, cosa che non stiamo facendo. Se pensiamo che dei fratturati di femore oltre 65 anni non ne trattiamo meno del 20%, ci rendiamo conto come gli aventi diritto oggi non sono trattati. Quindi dobbiamo fare assolutamente di più per prevenire la rifrattura almeno. L'azienda ospedaliera Careggi ha aperto le porte alle donne dai 18 ai 25 anni, alle donne giovani e a tutte quelle che vanno incontro ad una gravidanza in età più avanzata. Donne giovani con osteoporosi purtroppo ci sono, comunque la consapevolezza della prevenzione non c'è in questa fascia di età, e le donne in gravidanza, seppur raramente, possono fratturarsi, ed allora oggi valutare il rischio delle donne che vanno incontro a una gravidanza, soprattutto in un'età più avanzata di quella che potrebbe essere la nostra idea, l'età ideale per una gravidanza, diventa quasi un messaggio indispensabile per il ginecologo, che dovrà in qualche maniera intervenire e cercare di visualizzare, prima che la frattura avvenga, il soggetto a rischio.